Prima della pausa non ho fatto il tempo a chiederlo, osservazione, perplessità, curiosità. Vabbè, immagino che sia dovuto al fatto che stiamo ancora affrontando delle tematiche generali, poi spero che quando poi faremo sul serio, non l'abbiamo scherzato, ma poi quando faremo sul serio mi farete tante domande. Ok, allora vi dicevo, sarebbe opportuno commentare un po', andare a fare alcune considerazioni su queste caselle che abbiamo lasciato superstiti, 1, 2, 3 e 4, ok? Però forse è anche più interessante, andiamo a vedere un attimo, diciamo, come si ripartiscono queste, grosso modo, 4 caselle nello scenario. Vediamo prima la situazione, questa la trovate in questo modo, diciamo, perché questa è l'immagine che avevo a disposizione. In realtà, come le potremmo, secondo me sarebbe interessante, per esempio, diciamo, prendere queste tre grosse fette, questa 33, 30 e 24, e riunirle tutte insieme. Praticamente queste equivalgono a quella casella che abbiamo chiamato combustibili, ok? Li trovate? Qui sono a loro volta specificate, perché? Perché il produttore, il signore che ha fatto questo, che tra l'altro è una compagnia anglo-americana che lavora nel campo energetico, ha fatto questo diagramma, ha voluto specificare anche fra i vari combustibili di quali si tratta. In realtà, diciamo, a noi interessa il dato aggregato per il momento, e quindi, e come potete vedere, 33 più 30 più 24 siamo a 87. Quindi vedete che sono dati abbastanza aggiornati, anzi direi molto aggiornati, è difficile averli il giorno dopo, ci vuole un po' di tempo per ottenere questi dati, quindi siamo a inizio 2016, avere i dati del 2014 non è male, anzi tutt'altro. E quindi, diciamo, il dato che emerge, vedete, è questo, cioè a livello mondiale l'87% è relativo alla casella combustibili. Adesso qui con i colori non riesco a distinguere bene, insomma, diciamo, credo che questo 7 sia l'idroelettrico, e quindi la casella relativa a quella che noi abbiamo chiamato energia potenziale idraulica, okay? Questa gialla rappresenta l'insieme del solare e dell'eolico. Come vedete è una penetrazione piuttosto piccola. E poi vabbè, il nucleare che lasciamo così. In Italia la situazione è simile, ma non uguale, un pochino diversa. Eccola qua. Come al solito dobbiamo mettere insieme questi tre colori, quindi 10 più 37 siamo a 47, più 39 siamo a 86, ok? E il restante 14% è rappresentato da tutti. Insomma, la cosa interessante è che, vedete, abbiamo questo 12% di rinnovabile, perché, diciamo, all'interno di questo 12%
c'è un, diciamo, il grosso di quel 12% è rappresentato da quell'energia potenziale idraulica che nel nostro paese in qualche modo ancora ci dà una mano, insomma. Poi torneremo su questa considerazione. Vi voglio spiegare che significa elettricità scritta qui così. Qui stiamo parlando di fonti, in realtà cioè, a rigore di termini che stiamo cercando di imparare ad adoperare anche in maniera corretta, i vari termini che compongono questo il nostro lessico disciplinare, ma diciamo anche qui chi ha elaborato questo grafico, insomma, un po' come gli pare, diciamo, qui si intende una cosa strana, cioè andando a vedere appunto i nostri fabbisogni energetici, come sapete, adesso vedremo qualche altra immagine, in realtà noi dal punto di vista della disponibilità delle risorse disponibili nel nostro paese, insomma, ognuna di queste che vedete qui è al 90% deriva da importazione, cioè non li produciamo in Italia insomma in quantità significative, né carbone, né gas naturale, né petrolio, come sapete. Abbiamo anche i dati sulle importazioni, li vediamo in una diapositiva fra un momento. Volevo giusto chiarire questo termine, appunto, secondo me usato un po' impropriamente, significa dire che nel nostro paese ancora fino al 2014 importiamo anche dell'energia elettrica già preconfezionata da altri paesi. Sapete, l'energia elettrica ha questa caratteristica di rispetto ad altre forme di energia, ha questo il suo pregio più grande, proprio la sua facilità di essere trasportata, la sua trasportabilità, cioè io la produco qui a Cassino e la posso portare tranquillamente a Milano. Avrei difficoltà a fare questo con l'energia termica, no? O con l'energia meccanica, invece appunto la grande utilità, qui è seguita la grandissima diffusione che conoscete dell'energia elettrica, deriva proprio dal fatto che può essere così facilmente trasportata e quindi noi praticamente importiamo anche un pochino dell'energia elettrica che ci serve, in una, come vedete, in una percentuale abbastanza piccola, la importiamo da altri paesi che la producono a basso costo col nucleare, tipo la Francia, la Svizzera e anche la Slovenia, credo. Questo è il significato, questa, ripeto, è scritta un po' male in questo contesto dal punto di vista dei termini. Ok, qui possiamo vedere appunto come ci collochiamo in Europa. Questa è la media europea, significa che mediamente gli stati europei, 25 stati europei, importano grosso modo la metà di quello che a loro serve come in termini di fabbisogno energetico. Vedete chi sta messo molto bene è il Regno Unito, che si salvano sempre con la loro politica che vogliono uscire dalla UE. In questi diagrammi c'è anche questi diagrammi spiegano come mai questa decisione, hanno la loro sterlina, non hanno voluto sapere niente dell'euro, guidano dall'altra parte della strada e continuano. Ma insomma, questo, diciamo, dice qualcosa questo diagramma, al di là di quello che era. E come vedete, noi siamo messi maluccio, vedete, rispetto, non solo rispetto ai migliori, ma rispetto alla media, siamo messi abbastanza male, insomma, come la Spagna o il Portogallo. Questo negativo significa che la Danimarca esporta fonti, perché non,
non gliene servono, insomma, quelle che producono sono in esubero rispetto al loro fabbisogno. Vediamolo un po' più in dettaglio. Qui vabbè, troviamo la stessa, grosso modo la stessa di prima, riferita a un minor numero di paesi, però con la specifica sui, per esempio, sui tre combustibili principalmente impiegati, e poi la media fra i tre. Quindi, diciamo, penso sia inutile andare a vedere il dettaglio, quindi dei colori rosso, verde e viola. Concentratevi sulle barre di colore blu, okay? E come vedete, in pratica quella casella, quando noi diciamo che produciamo l'80% soddisfacciamo il nostro fabbisogno tramite i combustibili, mi pare che era 86%, no? In questa torta che abbiamo visto, facendo la somma, questo più questo più questo, credo che faccia 86%, di cui, diciamo, l'85% lo importiamo e il 15% riusciamo a producerlo in casa, nel senso riusciamo ad utilizzare le fonti disponibili nel paese. E appunto, a livello di curiosità, vedete, e questo è il, sempre parlando della Gran Bretagna, vedete questo, questa solo quasi autonomia, insomma, deriva dal fatto che deriva dal petrolio del Mar del Nord, che riescono a sfruttare al meglio. E vedete che siamo messi maluccio, insomma, rispetto alla Francia, alla Germania, ma anche rispetto alla Spagna, insomma, non stiamo messi tanto bene. E diciamo, credo che siano interessanti, perché da queste cose poi scaturiscono tanti discorsi, a parte la termodinamica, ma scaturiscono anche altre considerazioni che però esulano dai nostri campi di interesse. Ok, un'altra cosa interessante è vedere, questo è relativo soltanto alla produzione di energia elettrica, quindi chiaramente questi scenari qua, questo scenario qui è tutto il panorama energetico, quindi vuol dire che c'è qua dentro, per esempio, in questa fetta qui che vedete consistente relativa al petrolio del 39%, mentre invece se andiamo a vedere qui è soltanto 5%. E perché? Perché in questa fetta qui c'è tutto il petrolio che viene utilizzato per i mezzi di trasporto, okay? Quindi è il totale, lo scenario completo di come, per soddisfare tutti i fabbisogni energetici, anche per riscaldare, per le caldaie di riscaldamento che abbiamo sul balcone di casa, per esempio, qui c'è tutto, e viceversa qui c'è soltanto una importante forma di energia, cioè l'energia elettrica, quindi le centrali cosiddette elettriche, idroelettriche, termoelettriche, eccetera, a quali fonti si affidano. Come vedete, abbiamo ancora una non trascurabile impiego del carbone. La cosa interessante, se confrontiamo quello che è successo in 10 anni, vedete come si è ridotto l'utilizzo del petrolio e i suoi derivati, ovviamente, a favore del gas naturale. Come se, non so se lo sapete, ma questa è una considerazione molto importante da fare, cioè l'utilizzo del gas naturale è, diciamo, metano, ma come rigorosamente
quello che si chiama gas naturale non è metano puro, quindi è meglio parlare di gas naturale, che chiaramente importiamo in grande quantità dal Nord Africa principalmente o dalla Russia, okay? Però con la realizzazione di vari gasdotti diciamo, ha consentito di ridurre drasticamente la penetrazione e l'utilizzo del petrolio. Come vi dicevo, il nostro paese sta messo ancora relativamente bene per quanto riguarda questa forma interessante di energia elettrica prodotta da questa fonte interessante che è l'energia potenziale idraulica. E qualche anno fa il contributo del solare e dell'eolico era solo del 4%. Ho qualche dato più aggiornato, trascurate queste due colonne perché sono più vecchie, non ci dicono niente, questa è un po' troppo dettagliata ancora una volta, questo è il dato a disposizione. Guardiamo, concentriamo l'attenzione su quest'ultima colonna che quindi ci dà dei dati più aggiornati. Diciamo, la cosa interessante è vedere dove si ferma questa colonna, la somma di questo più questo più questo più quest'altro. Praticamente qui siamo sul è il totale appunto dell'energia elettrica prodotta da combustibili di natura di origine fossile. Tutto il resto è dovuto o a combustibili ma di natura rinnovabile o appunto dalle fonti cosiddette rinnovabili. Ancora una volta chiaramente un buon contributo, vedete, ci deriva dal potenziale idraulico, ok? E poi questi sono i contributi del solare, principalmente fotovoltaico, ma ci manca il termodinamico, forse perché era troppo piccola la barra, e questo è l'eolico. Ok? Abbiamo visto un sacco di dati, forse anche troppi, che possono distrarre. Ho provato a raggrupparli un po', ecco, questa l'ho ricavata io. Oggi diciamo alcuni di questi valori possono essere spostati di un più o meno un punto percentuale. Però diciamo alla fine, se andiamo a fare i conti, a tirare le somme, vediamo che l'energia elettrica in Italia viene prodotta se non all'80, questo magari 3-4 anni fa, oggi forse invece dell'80 potremmo scrivere 75%, a partire da energia potenziale chimica. L'energia termica, così come viene utilizzata, come diciamo, sia per applicazioni civili, sia per le applicazioni industriali, deriva al 96-97% dall'energia potenziale chimica. Quando dobbiamo produrre energia meccanica, penso ai mezzi di trasporto principalmente, e possiamo dire che al 100%, ancora oggi, al 100% ci affidiamo all'energia potenziale chimica dei combustibili. Energia potenziale chimica in generale, quindi senza distinguere poi se questo combustibile è di origine fossile o rinnovabile, però ai nostri fini, diciamo, perché ho voluto sintetizzare con questo riquadro? Per farci capire che
qualunque sia il tipo di combustibile, ripeto, di natura fossile o rinnovabile che sia, se questo è lo scenario, significa appunto che poi la catena delle trasformazioni che andremo a seguire secondo queste percentuali sarà classicamente quella che abbiamo visto prima con la freccia rossa e che ieri vi ho provato a riassumere alla lavagna. Energia potenziale chimica significa che per avere la trasformazione da potenziale ad attuale devo effettuare una reazione di combustione che mi produca energia termica e poi convertirò l'energia termica in energia meccanica e in energia elettrica se voglio arrivare. Ok? Questo è un po' il senso, ecco perché mi sono preoccupato di preparare questo quadro riassuntivo proprio per sottolineare poi quale sarà la catena delle trasformazioni che necessariamente derivano da uno scenario. Signori, la situazione qui, cioè, se la situazione, lo scenario energetico è questo, è necessario passare per quella catena, non è una scelta, non è un optional passare per la conversione termodinamica. La conversione termodinamica deriva, discende da questo scenario. Ok? Chiaro? Molto bene. Ok, ci ho detto, forse, quindi adesso che abbiamo chiarito un attimo com'è la situazione, possiamo a questo punto provare, come dicevo prima, a commentare un attimo quelle caselle che abbiamo visto nella quella diapositiva poco fa e appunto fare due considerazioni, per esempio sulle fonti rinnovabili di cui stiamo parlando. Allora, partiamo dalla prima casella che avevamo lì, cioè avevamo l'energia radiante del Sole e come sapete, come abbiamo detto poco fa, diciamo, questa energia può essere utilizzata in due modi. Uno è appunto sfruttare le capacità di alcuni materiali, in particolare il silicio che viene sollecitato dalla radiazione solare che è in grado di generare all'estremità di due capi una differenza di potenziale e quindi, come dicevamo brevemente, dare vita a quella che si chiama conversione diretta dell'energia, diretta perché direttamente dalla fonte al risultato finale, all'energia elettrica, senza passare né per il termico né per l'energia e questo indubbiamente presenta dei vantaggi che sono appunto, diciamo, l'espressione che, come dicevamo, che viene utilizzata per questo tipo di conversione diretta è quella conosciuta col nome di solare fotovoltaico. In alternativa, appunto, si può utilizzare la radiazione solare come fonte di energia a sua volta termica.
che per, come dicevamo, per innalzare il livello termico di un fluido, tipicamente acqua, vapore, okay, e poi diciamo effettuare le classiche conversioni, conversione termodinamica del termico in meccanico e successivamente meccanica. E questo è appunto sotto il nome di solare termodinamico. E sostanzialmente poi da qualche parte sentite parlare anche di solare termico, è una piccola distinzione che si fa soltanto per sottolineare che a differenza del termodinamico il calore viene utilizzato in maniera più semplice, evidentemente a temperatura più bassa, okay, per scopi esclusivamente di natura termica, quindi diciamo per acqua sanitaria o similari, e quindi per applicazioni civili, al solo scopo appunto di produrre energia termica. Quando con degli accorgimenti riesce a produrre calore da fonte solare ad alta temperatura, quell'alta temperatura consentirà poi con una buona efficienza la conversione termodinamica di quel calore in energia e quindi consente di passare fino, giungere fino alla produzione dell'energia elettrica. Diciamo, quali sono un po' i limiti che caratterizzano questo tipo di risorsa? Sostanzialmente sono di due tipi. Uno, la cosiddetta aleatorietà della fonte energetica, nel senso che il sole a volte c'è, a volte non c'è, banalmente, come questo è il significato della... Quindi diciamo, la produzione necessariamente non può essere continua, per cui per un fabbisogno continuo io o utilizzo insieme con altre fonti, okay, in modo tale da poter sopperire nei momenti di carenza di produzione da parte del sol dell'impianto solare, oppure devo avere la capacità di immagazzinare l'energia prodotta nelle ore cosiddette buone, nelle ore produttive, quindi dovrei dimensionare l'impianto per una capacità di gran lunga superiore a quello che è il mio fabbisogno medio, in modo tale da poter gestire i consumi sfruttando le capacità di accumulo, che non sono né semplici né economiche da realizzare. E quindi questo insomma comincia a delineare un po' il limite, uno dei limiti, insomma uno dei problemi a una maggiore diffusione di questo, di questa fonte. L'altro grosso limite deriva dal concetto che in gergo chiamiamo densità di potenza. Che significa densità di potenza? Significa, diciamo, indica il rapporto fra la potenza che un impianto riesce a rendere disponibili e le dimensioni, proprio le dimensioni fisiche dell'impianto che ha prodotto quella potenza. Facciamo un esempio. Ok,
questa è una delle poche centrali in funzione che abbiamo in Italia, si trova in Sicilia, vicino Siracusa, e guarda caso l'hanno chiamata Archimede. Ok, è una centrale, come vedete, di una piccola potenza, non so voi che dimestichezza abbiate con le dimensioni delle centrali, con le taglie, nel senso, con la potenza di una tradizionale centrale idroelettrica o termoelettrica nel viaggia sull'ordine di alcune centinaia di megawatt, quindi una centrale da 5 megawatt, 5.000 kilowatt, diciamo, è insomma, una potenza abbastanza piccola, e però vedete ha un ingombro, ha bisogno di una superficie di questi specchi che captano la radiazione solare di circa 30.000 metri quadrati, significa che ho bisogno di un perimetro grosso modo, un rettangolo diciamo 200x150 metri. Okay. Quindi come dicevo, una grossa occupazione. Questo è già un passo avanti, questo è un impianto che ha un rapporto fra la potenza prodotta e la superficie impegnata buono, un discreto rapporto, insomma 10 anni fa sarebbe stato il doppio la superficie per ottenere la stessa potenza, perché questo è un impianto cosiddetto appunto di solare termodinamico, ovvero a concentrazione, cioè tutti questi specchi che vedete qua concentrano i raggi e li convogliano su delle torri che sono riceventi, all'interno del quale c'è il nostro fluido di lavoro, che può essere direttamente il fluido che andrà a lavorare, come si suol dire, nelle turbine, oppure può essere un fluido intermedio che tramite scambio termico poi cederà calore all'acqua e al vapore. Ok, quindi queste sono le centrali appunto cosiddette a concentrazione, in cui appunto si è migliorato parecchio il rapporto fra la potenza prodotta e la superficie di suolo impegnata per la captazione della radiazione solare. E quindi, come dicevamo, questo impianto 150 metri per 200, ho bisogno di 200 metri, sono tanti, insomma, per 150. Un impianto termoelettrico con quel, lo studieremo approfonditamente, ma mi sembra giusto, questo oggetto che vedete qua si chiama turbina gas, con turbina gas vecchiotta, non particolarmente brillante come prestazione, però ha la stessa potenza di quella centrale. Questa macchina, con tutti gli accessori dell'impiantistica necessaria a corredo, entra tranquillamente nello spazio che è compreso fra questa lavagna e la prima fila dei bagni. Cioè quella potenza che quell'impianto solare termodinamico, abbiamo visto, realizzata in un rettangolo 150x200 metri, questa macchina la produce in un rettangolo 2 metri per 7-8. Questo per darvi un'idea del... e quindi, se torniamo indietro, ecco, questa è la più grande centrale solare del mondo, si trova negli Stati Uniti, in una zona desertica, il deserto del Mojave, che si trova a confine fra California e Nevada. Ci sono quegli specchi che avete visto prima,
sono circa 350.000 specchi che concentrano le radiazioni su tre. Questo è uno spicchio della centrale, non so se ciò mi ricordo, insomma non si riesce a capire, diciamo, di queste torri ce ne sono tre. Okay. E quindi complessivamente 350.000 specchi, tre torri per un'occupazione di 15 km quadrati. E quindi, diciamo, quel rettangolo di cui abbiamo parlato prima, che abbiamo detto 150 metri, qui dovrebbe essere un rettangolo di 3 km per 5 km. Come vedete, insomma, questo significa che limitare un po', diciamo, io credo che nel nostro paese, in Italia, non lo troviamo uno spazio che possiamo occupare con gli specchi senza che qualcuno ci voglia costruire una casa, senza che qualcuno voglia costruirci, realizzarci un campo da coltivare, qualsiasi altra attività, una fabbrica, eccetera. Trovare un rettangolo 3 km per 5, a parte l'incidenza della radiazione, ma disponibile, e questo comunque, diciamo, è per darvi quest'idea del... del solare. Per concludere, prima, siamo sempre in fase di introduzione, insomma, di panoramica, per concludere, questo giusto per darvi un'idea ancora dell'occupazione del suolo, questa è la più grande centrale, questa volta fotovoltaica, quindi quella in Sicilia era solare termodinamico, questo è solare fotovoltaico. Si trova in località Serre Persano, provincia di Salerno, e per anni è stata la più grande centrale fotovoltaica d'Europa. Produce appunto una potenza abbastanza limitata, 6 megawatt, 6.6 megawatt, ha bisogno di circa 50.000 metri quadri di pannelli e fotovoltaici di suolo impegnato. Io chiudo questa cosa per dirvi un'ultima cosa. Dimenticavo di dirvi che, appunto, se la potenza deve crescere, come vedete, questa è enorme, 400, quindi questa è quella tipica di una grande centrale, confrontabile con quella di una, per esempio, tradizionale centrale termoelettrica, e appunto è fra le più avanzate. Voglio dire che il rapporto fra questa potenza, che come vedete è consistente, quindi, cioè, 400 MW sono tanti, sì, anche 15 km quadrati sono tanti, ma comunque il rapporto è interessante, sicuramente è migliore, se mi fate due conti, rispetto a quello della centrale Archimede che abbiamo visto prima. Però la cosa importante che vi volevo dire, ritornando a questa immagine della turbina a gas, appunto piccolina, questa è piccola, di piccola potenza, chiaramente gli impianti con turbina a gas rappresenteranno una parte importante del nostro programma, quindi ne parleremo a lungo. In questo momento volevo soltanto farvi riflettere sul fatto che, come vi dicevo, questa macchina da 5 megawatt e mezzo entra tranquillamente in questo spazio, però una turbina a gas da 200-250 megawatt sarà poco più grande di questa, insomma, sarà un po' più lunga, ma un po' più lunga dell'ordine dei 4-5 metri di lunghezza, e con un diametro massimo di questa porzione, che poi, ripeto, descriveremo con calma al momento opportuno, di un paio di metri, una cosa di questo genere. Tenete presente che le turbine a gas rappresentano
praticamente il 100% dei propulsori aeronautici di oggi, cioè tutti i propulsori aeronautici, il cuore del sistema propulsivo di un aereo, qualunque aereo, piccolino, da diporto, militare, civile, eccetera, il cuore del suo sistema propulsivo è rappresentato da un impianto motore con turbina a gas di questo tipo qua, okay? Con delle particolarità, ma questo è il cuore del sistema che permette all'aereo di volare. Tenete presente che qui avete un'idea un po' delle dimensioni, cioè questi sono motori, ognuno dei quali ha una potenza di 15-20 megawatt, cioè 3-4 volte quella di quelle centrali in Sicilia o a Serre Persano che abbiamo visto prima, okay? Quindi quelle centrali hanno bisogno di 30.000-50.000 metri quadri, una potenza tripla o 4 volte quella di quelle centrali viene ottenuta in ognuno di questi motori, di questi aerei che ce ne hanno 2, 4, 3 a seconda della potenza che stiamo ancora a livello di esempi, diciamo, stiamo facendo un'introduzione a questa problematica, mi servivano questi esempi per farvi toccare, diciamo, i limiti principali, insomma, che sono, ecco perché, diciamo, per farvi capire un po', farvi toccare con mano un po' meglio, diciamo, quali sono le difficoltà, una maggiore diffusione di alcune fonti rispetto a quelle tradizionali. Ok.